i maledetti ci mettessero un po' di sapone profumato. Non scherzare tu. Hai paura? E tu no, vero spaccone? Calma, non perdete la testa. Finiremo appesi come tanti salami, se aspettiamo ancora. Faremo quello che vi dico io. Senza cavalli non andremo lontani. Fuggiremo all'alba quando rientrerà la pattuglia dal giro di ispezione. Io me ne infischio dei cavalli. All'alba ci impiccheranno. La nostra missione è fallita. Riccardo è solo ormai. Noi siamo con lui e non lo tradiremo. E se vogliamo che Riccardo torni in Inghilterra, dobbiamo unirci ai pochi sudditi ancora fedeli e trovare il denaro per il suo riscatto. Abbia pietà di loro. Non è più a Gamwell. Elvin lo ha tradito. L'ha costretto a fuggire a Barsdale. Elvin, maledetto. Ma voi per chi combattete? Per il re Riccardo, amico. E Robin, quest'ufficiale è mio cugino. Robin Hood, salve. Ho sentito parlare di voi. Anch'io, vostro padre è un nostro amico. Andate da lui? Sì, è molto tempo che non lo vedo. Bene, vi servirà una scorta. Seguiteci. Grazie. I migliori mercenari, migliaia di ducati, tutto avete avuto ed ecco cosa siete capaci di suggerirmi per catturare questo bandito. Ma eccellenza... Tacete voi, non avete diritto di parlare, siete degli inetti, un volgare ribelle, scorrazza sulle mie terre con un branco di straccioni e voi non siete riusciti a sapere nemmeno dove si nasconde. Prendete, fatelo affiggere nelle vie, nelle piazze, nelle chiese e pregate che serva a qualcosa. Se non volete finire voi sulla forca, al posto di quella canaglia. E adesso fuori di qui! Fuori! Fuori! Cos'hai da dirmi? Come mai sei qui? Notizie importanti, eccellenza. Parla. Poco fa sono giunte alcune guardie da Glendon. E allora? Guglielmo Gunwell è fuggito. Fuggito?
pochi minuti prima dell'esecuzione. Maledizione. Dobbiamo riacciuffarlo ad ogni costo. È una preda che vale l'amicizia di Re Giovanni. C'è dell'altro, eccellenza. Un'informazione preziosa. Si tratta di Robin Hood. Beh? Domani. Robin Hood. Ivano. I più fedeli sudditi di Re Riccardo. Benissimo. Prendi degli uomini e parti immediatamente. Altri 100 scudi se ce la farai. Ce la farò. Parola di Pietro il Nero. Scusami, ma non sei ancora dei nostri. Cuoco e padre spirituale. Vieni. Ancora i tuoi decori. Elisir, prego, elisir della gioia. Chiamali elisir. Dimmi, Robin, hai avuto notizie di Riccardo Cuor di Leone? No, ma è arrivato uno dei suoi. Oh, benvenuto, signore. Mi chiamo Tac, servo di Dio. Servo. Dimenticavo, Robin, stamattina ho preso un merlo. Oh, un merlo reale. Vieni a vedere. Sono certo che sarà una bella sorpresa per tutti voi. Un merlo reale. Sir Tristano di Goldsboro, sai che ti dico, fratacca, hai fatto il più bel colpo della tua vita. Hai visto? Ma dove l'hai pescato? Si era smarrito alle tre querce, allora io l'ho condotto sulla retta strada. Ah, che disonesto. Vecchia cornacchia, tieni, mangia. Cibo da plebei, datelo ai miei servi. L'hai ipnotizzato o gli hai dato uno dei tuoi elisir? Oh, è stato un bel colpo. Sei forzieri pieni d'oro. Bravo, fratac, la metà ai poveri e metà per il riscatto di Riccardo. Cibo da plebei, eh? Sai che ti dico, un po' di digiuno ti farà proprio bene. Guarda. Che cos'è? Taglia di 10.000 ducati a chi consegnerà morto o vivo alla giustizia il fuorilegge Robin Hood, barone Elvis. Salve, salve. Robin Hood. Maddalena. Robin, non vuoi del vino? Se me lo offri tu, sì. Buono. È vino buono, vero? Mm-hmm. L'ho pestato con i miei piedi. Non ne vuoi più? Grazie. L'ha pestato lei, con i suoi piedini. Bei cavalli, E che belle code. Proprio belle. Vado a guardarle da vicino, eh. Salute. Bianco di Normandia per me. Subito.
Si legge bene? Mm? Si legge? Sì, abbastanza. Ecco. È proprio normanno? Sì. Uno schifo. Un vero schifo. Arrestatelo. Mi è accaduto qualcosa? No, niente. Ho incontrato degli ammiratori. Ah, beh. Avanti. Del mio meglio. Sei veramente il miglior bastone di Inghilterra, Little John. Sei in gamba anche tu. Se pensi che il mio bastone valga qualcosa, da questo momento è al tuo servizio. Grazie, ci farai da informatore. Accettato, sono dei vostri. Sì. Bravo, Little John. Senti, Robin. Sì? Vorrei restare nella tua banda. Dì, Guglielmo, hai riflettuto bene? Sì, ho riflettuto. D'accordo, ti accettiamo. In marcia! Anna, una donna non dovrebbe fare queste cose. Una donna non deve saper usare solo l'uncinetto. Beh, ma provaci anche tu. Su, avanti. Io. Coraggio. Per carità, mai. Ho visto Riccardo a Parigi 2 settimane fa. È al corrente, sì. Sa tutto, Ivano lo ha informato degli intrighi del fratello. Ormai tutti i feudatari sono con lui. Nessuno crede più nel ritorno di Riccardo. E invece tornerà. Ivano e Robin Hood stanno preparando il riscatto. Riccardo si troverà contro una coalizione molto pericolosa. Non lo so. Giovanni, Elvin e Goodman sono degli strani alleati pronti a pugnalarsi a vicenda. Voi vi fermerete a lungo? Penso di sì. C'è qualcosa che mi sta molto a cuore. Una faccenda privata con Elvin. Voglio sposare sua figlia. Oh no, lei è un tesoro. Robin! C'è Robin! Robin Hood! Robin Hood! Dove sei? Oh! Anna! Robin!
Sono felice di rivedervi, Robin. Anch'io. Dammi un bacetto, eh? Guglielmo! Ragazzo mio, Guglielmo! Padre! Guglielmo, figlio mio. Padre. Sei tornato, Guglielmo, che tu sia benedetto. Anche tu, John. E voi tutti, amici carissimi. Ehi, sorellina! Permetti che anch'io saluti l'eroe di Sherwood? Alan, amico mio, l'aria di Parigi ti ha fatto bene, eh? Preferisco quella di Inghilterra. L'aria o gli amori? L'una e gli altri. Ser Guido! Hai proprio dimenticato il vecchio Ser Guido. Perdonatemi, ma tutte queste sorprese mi hanno stordito. Oh, sei perdonato. Venite tutti, dobbiamo festeggiare insieme questo giorno felice. Andiamo. Robin. Sì? Eravamo così preoccupati senza vostre notizie. Sai, Anna, dobbiamo essere prudenti. La 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 la. Senti, Robin, ho saputo una strana notizia di Isabella. Ne sai niente tu? Sì, è vero. Elvin l'ha promessa a Tristano di Goldsboro. A quel vecchio. Sai, Elvin ha bisogno di denaro. Ho anch'io del denaro. Sì, ma Tristano è una miniera d'oro. Io non posso perdere Isabella. Elvin mi ha dato la sua parola. Lo affronterò e gliela strapperò. Dove vai adesso? Da Elvin. Calmati. Via, non mi pare il caso di precipitare così le cose. Niente da fare. Vado a chiarirgli le idee. Alan, cerca di ragionare. È pericoloso. Non mi fa paura nessuno. Ti prego, sii prudente. Elvin è capace di tutto. Il sole di Francia ti ha scaldato la testa. Alan, vuoi ascoltarmi? Salutami tutti, tornerò presto. Alan! Robin, pensi che ci accorderemo? Ne sono certo. Ivan ha bisogno di noi, come noi di lui. Salve! Benvenuto, Robin. Benvenuti nella contea di York. Vi porgo i saluti del nobile Ivano. Grazie. Aspettavamo con ansia questo incontro, amici. Anche noi. Non un gesto, siete morti! Fermo! Portateli subito da Elvin. Noi andiamo a catturare il rosso. Oh, via! Oh. Un momento. Ci siamo. Avanti, a cavallo. Fugge le cascate! Thank you.
Non vi abbattete, Ser Guido. Lo troveremo. Siatene certo. Qualcuno vi ha tradito. Elvin ha delle spie anche presso Ivano. State tranquillo. Vi riporterò Guglielmo sano e salvo. Grazie. Andiamo. Se ci fosse stato Robin non sarebbe successo. Ma lo ritroveremo. Parola di sgombro. Sgombro! Arrivo. Buona fortuna, Robin. Arrivederci. A presto. Andiamo. È proprio così, Sir Elvin. Mi hanno assalito. Sì, saranno stati perlomeno in 500. E io sono, con i miei tre uomini, a lottare come una tigre. Cosa potevo fare? Erano troppi. E quel frate, che demonio! Il peggiore di tutti. E così vi hanno derubato di tutto? Proprio di tutto? Ma quello che avevo con me. E non siete riuscito a localizzare questo introvabile nascondiglio? Impossibile! Come siamo usciti poi lo ignoro del tutto. Ci hanno fatto bere e ci siamo risvegliati in mezzo alla foresta. Eppure lo scoverò. Dovessi comprare altre 1000 mercenari. L'oro c'è. Isabella. C'è l'oro. L'oro c'è, ma, insomma, Sir Elvin, mi avete promesso formalmente la mano di vostra figlia. È passato quasi un anno. Ora esigo che onoriate la vostra parola. Voi esigete? Voi potete solo chiedere umilmente. Anzi, mi dovete qualcosa per la mano di mia figlia. Sia ben chiaro, Sir Tristano. Ma io ho già pagato 10.000 monete d'oro! Messere, voi dimenticate che io, soltanto io... Vieni avanti. Sir Elvin, eccovi Guglielmo il Rosso. Bravo, hai preso Guglielmo il Rosso. Come mi avevate ordinato? Ha preso Guglielmo il Rosso. E Robin Hood te lo sei lasciato scappare. Ma io... Bestia! 1000 volte bestia! Lo avevamo in mano e questo imbecille se lo lascia sfuggire. Ecco quello che sei, un idiota! E adesso vattene fuori dai piedi prima che ti prenda a calci! Vai via! Ecco l'eroe venuto dalla Francia. Fra 2 giorni penderai dalla più bella forca d'Inghilterra. Portatelo via! E raddoppiate la guardia! Robin! La corrente è forte, non è possibile passare! Bene, avremo un guado più a nord! Di marcia! Lasciami passare, devo parlare con il tuo padrone. Isabella? Isabella? I miei occhi hanno visto una cosa meravigliosa. Svegliati, cara. Su, svegliati. C'è Alan. Alan Clare. Alan? È giù nel cortile. Svelta, vieni. Seguitemi. No, Isabella, per carità, se ti vede tuo padre, succede il finimondo. Finalmente, dopo 2 anni. Me l'aveva promesso che sarebbe tornato. È venuto, infatti. È venuto per parlare con mio padre. Dio mio, speriamo che vada tutto bene. Se è tornato, vuol dire che è accaduto qualcosa di molto importante. Credi? Ci giurerei. Mi preoccupa invece tuo padre con quella storia di Sir Tristano. Quel brutto vecchio. E lui? Shh. Tendi una gattina in amore. Vergognati. Allora parlatemi d'altro. Vi sto ascoltando. Potrei parlarvi da solo? Io tolgo il disturbo. No, restate. Non ho segreti per voi. Parlate.
Due anni fa mi prometteste la mano di vostra figlia. E l'anno scorso ve la rifiutai perché... Perché Elvin di Nottingham non concede la mano della figlia a uno spiantato senza soldi e senza titoli nobiliari. Andò così? Presa poco. Ma via, Sir Alan, è passato tanto tempo ormai. E in Francia avrete certamente trovato tante belle figliole da marito. Io non ho mai rinunciato alla mano di Isabella. Voi facevate questione di denaro e di titolo. E ora ho l'uno e l'altro. Io faccio questione di parola. E voi dovete mantenerla. Siete sicuro di avere tanto denaro da... Abbastanza da indurre Sir Elvin a mantenere la sua promessa. E se non la mantenessi? Vi costringerei. Ho un mezzo infallibile. State approfittando della mia cortesia. Nessuno ha mai osato farmi delle imposizioni. Sir Elvin, il re è stato generoso con me. Mi ha ascoltato. E al suo ritorno potrebbe farlo ancora. Corrono voci strane sulla vostra attività e su quella del vostro amico Goodman. Che cosa volete dire? Avete capito benissimo. Arrivederci. Vi do 3 giorni per decidere, Sir Elvin. Miserabile. Sta con Ivano e gli altri. È inaudito. Quell'uomo potrebbe rovinare tutti i nostri piani. Non credo. Non vedrà calare il sole. Tu, vieni fuori. Comandi, eccellenza. Hai sentito? Ho sentito tutto. E cosa aspetti, allora? Gli mangerò il cuore. Mi ha vista. Guglielmo lo impiccheranno domani mattina all'alba. Come lo sai? L'ho visto mentre lo portavano a Nottingham. Bisogna radunare gli arcieri. Ho già provveduto io. Ci aspettano alle 3 querce. Bene. Ci siamo. Presto, ragazzi. Faremo una sorpresa a Sir Elvin.
Per volere di Dio e del nostro grazioso sovrano reggente viene decretato quanto segue. Guglielmo Gamuel, ufficiale della guardia di Riccardo Cuor di Leone, reo di aver cospirato contro il nostro grazioso reggente, sua altezza reale il principe Giovanni Senza Terra, è stato condannato alla pena di morte mediante impiccagione su questa pubblica piazza. Si chiede al condannato se ha qualche desiderio da esprimere. Sì, predirvi l'avvenire, eccellenza. Si proceda con l'esecuzione e poi datelo in pasto ai cani. Buone gambe, tieniti pronto. Ego te, lo so, peccati tu. Ci sposiamo subito. Vedi, Anna, vorrei sposarti subito, ma non posso, credi. Cosa ti preoccupa? Tante cose. Cominciando da te. Nemmeno questo luogo è più sicuro. Oh, io so difendermi da solo. Sì, lo so. Comunque domani manderò qui degli arcieri. I tuoi uomini sono pochi. Può accadere qualcosa. Robby, io non voglio più restare qui. Portami via con te. Devi avere pazienza. Al ritorno di Riccardo Cuor di Leone ci sposeremo. Te lo prometto. Sarai come una regina, Isabella. Ma non fare quella faccia. Non vai al funerale, Santa Vergine. E invece sì, è proprio un funerale. Basta, voglio stare sola, lasciatemi sola.
Non voglio vedere nessuno. Isabella, bambina mia, non fare così, non disperarti. Un miracolo può accadere, no? Sì, miracolo. Quel vecchio scimmione. Il mio Alan. Non lo vedrò mai più. Hai tanta gente che ti vuole bene. Vedessi la chiesa, come l'hanno preparata, quanti fiori. Non ci voglio andare. E poi, sai, ho sentito che viene l'arcivescovo di Kinderley. Vedrai quanti regali. Il regalo più bello me l'ha fatto mio padre. Bello sposo mi ha trovato. Oh. Isabella. Una fanciulla non deve mai discutere le decisioni del padre. È orribile, oh padre. Come puoi pensare che io possa sposarlo? L'amore verrà, figlia mia. Ser Tristano di Goldsburg è nobile, ricco, stimato. E certamente ti farà felice. Tu lo sposerai. E sarai la donna più invidiata della contea. La più infelice. Per colpa tua. Per colpa di mio padre. Basta! Ti proibisco di continuare. Testarda come tua madre. Ma io ho dato la mia parola e la manterrò. E tu ubbidirai. Brigati, passa. Dominum, qui ambulam te invii seis. Labores manum tuarum qui amando cabis, beatus es et bene tibi eri. Uxer tua sicut vitis abunda. Filii tui sicut novelle olivam in circuito mense tue. Ecce sic benedicetur homo qui timet Domini. Benedicat tibi Dominus ex Sion. Et videas bona Jerusalem omnibus diegus vite tue, et videas filios filiorum tuorum pacem superissat. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te venit. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sir Tristano di Goldsburg, volete prendere come vostra legittima sposa la qui presente Isabella Elvin, baronessa di Nottingham, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Risponda lo sposo, Sir Tristano di Goldsburg, volete prendere come vostra legittima sposa la qui presente Isabella Elvin, baronessa di Nottingham? Sì. Hai udito? Che succede? Chi sono i sacrileghi? Si mostri! Eccoci! Chi siete? Come ho fatto? Isabella! 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 Serelli, questo è un avvertimento. Il resto verrà dopo.
capitano! Prendeteli! La mia Isabella! Riportatemi la mia Isabella! Sheridan! Sheridan, basta! Sciolgo il contratto! Ridatemi il mio denaro! Vai fuori dai piedi, Tanghero! E non farti vedere mai più! Oh. Avanti, sparchi ubriaconi! Muovetevi! Muovetevi! Muovete, giù, presto! Avanti, avanti! Apatele da caro! Attacco i telefisti cani! Idioti! 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 Sarete tutti scambiduti! Avanti, muovetevi! Prendi, mangia. Il mio deposito segreto. Ecco qua. Beh, non sai dire grazie. Hai guai, eh? Se tu sapessi quanti ne ho io di guai, più di te. Ne capisci di ipnotismo, tu, eh? Io invece sì. Abracadabra. Ah, sei refrattario, anche tu come lui, Non essere nervosa, Anna. E ancora presto verrà, se te l'ha promesso. Mi aveva detto entro oggi. Verrà, verrà, non temere. Sai, ci sposeremo appena tornare Riccardo. Ah, sì? Allora speriamo che torni presto. Eccolo. Ah! Aiuto! Aiuto! Ser Guido! Che cosa volete? Ser Guido, chi sono? Fuggite, fuggite! Non pensate a me! Mettetevi in salvo, presto! Presto! No! No! Lasciatemi! No! Ser Guido! No! Ser Guido! Ser Guido! No! Portatele via, presto! No! Assassini! Anch'io. La terra di York scottava sotto i piedi. Se Ivan non sa di questo colpo... Noi abbiamo solo eseguito degli ordini. Semmai sarà Elvin a risponderne. Ragazzi, io ho i crampi allo stomaco. Fermiamoci. Ciao bellezza, pane per tutti. A quest'ora? Noi non abbiamo il pancino delicato come il tuo. Voglio aiutarvi, madonna. Tenete le mani a posto. Sono a fare la scontrosa. Chi sono?
Credo uomini di Elvin. Ehi, ricordati che ci sono anch'io, Colomba! Certo, ma è inutile che vi diate tanto da fare. Con me non attacca. Guardate che bocciolo, ragazzi! Chi siete? Vi prego, aiutateci! Siamo inseguite! Vi spiegherò tutto! Ma vi supplico, nascondeteci! Sono degli assassini! Vogliono ucciderci! Chi vi vuole uccidere? Ma no, via! Chi vuoi che faccia del male a due ragazze così? Un momento, lasciatele parlare! Maledizione, torniamo indietro! La verità! Li ho riconosciuti! Sono uomini di Elvin! Elvin! Fulmini, qui le cose si fanno serie, altro che scherzi! Se le trovano qui, siamo rovinati! E le vorresti lasciare in mano a quei porci? Non possiamo correre rischi, lo sapete, ci stanno cercando le guardie del re! Mandiamole via! Troppo tardi, guardate! No! Devono essersi rifugiate là! Disponetevi a ventaglio! Ci siamo e stavolta non c'è Guglielmo il Rosso a levarci dai guai. Guglielmo il Rosso? Appunto. Io sono la fidanzata di Robin Hood e Guglielmo è con lui. Robin? Certo. La ragazza di Robin Hood. Nascondetevi là. Sveglia. Venite anche su, presto. Laggiù, dietro quelle macine. Tu là. Anche tu. Sotto, ragazzi, prepariamogli una bella accoglienza. Conosceranno i fratelli Kinderly. Bene. E mirate giusto. Siamo pronti a riceverli. Adesso sanno chi c'è, ma non se ne andranno tanto facilmente. Riparatevi! Ho paura. Abbrustolire. Hanno dato fuoco alla legna. Se restiamo qui facciamo la fine dei sorci. E se usciamo finiamo lo spiedo. Tentiamo una sortita. No, è impossibile, sono in troppi. Eppure qualcuno deve uscire a cercare aiuto. Tiriamo a sorte. Tocca a me. Io ti assisto. Coprite. Addio.
L'hanno preso quel cane! Fermo, che vuoi fare? Lasciatemi! Fermati! Vado a prenderlo! Ah, inutile! Lasciatemi! Non puoi fare più niente ormai! Dobbiamo difenderci meglio. Oh, oh, Robin Hood! Che è successo? Maddalena! Maddalena! L'hanno ferita! Maddalena. Oh, Robin Hood. Oh, Robin Hood, corri, Anna è in pericolo. I soldati. Oh, io l'ho fatta fuggire. Chi erano quei soldati? Non lo so, erano vestiti tutti di nero e correvano verso Kinderley, dietro a due ragazze. Attenzione! Teniamoci pronti! Vedrete che fra poco verranno fuori a prendere aria! Non si respira più! Dobbiamo fare qualcosa! Presto! Bisogna andare sotto. Lì resisteremo più a lungo. Conseguitemi. Robin Hood! Fermatelo, imbecilli! Presto, inseguiamolo! È affogato, ora non ci darà più noie. Presto, andiamo, svelti! Possiamo uscire di qua? Svelti, dobbiamo abbattere la grata! Presto, sbrigatevi! Gli addosso, su! Ormai sono in cottura, via! Riccardo troverà pane per i suoi denti. Avvertite Goodman di unirsi ad Elvin. Goodman è già partito, sire.
ancora poche ore, signore. Bella idea, Simon. Sono 4 ore che mi dici poche ore. Questa non è una scorciatoia. Lo ammetti, cretino? Sì, eccellenza. Elvin, sarà impaziente. Ti sta aspettando. Su, liberate la strada! Forza, ragazzi! Presto! Sigmund, che succede? Un albero caduto. Ma state tranquillo, eccellenza. Queste regioni non sono frequentate da Robin Hood. Robin Hood! Vorrei proprio che ci fosse. Gliela darei io una lezione a quella mazza cornacchia. Cavalleria, avanti! Molto bene. Allora, capito tutto? 2 rulli di tamburo. Goodman è un alleato prezioso. Col suo appoggio prepareremo a Riccardo accoglienze e regali. Entro un mese saremo in grado di proclamare Giovanni re d'Inghilterra. Ma non capisco questo ritardo. Sir Elvin, c'è Goodman. Sir Goodman, come osi, gaglioffo? Ma io... Ai! Il masnadiero Ribaldo, figlio di Baldrac. Me la pagherà. Lo impiccherò con i suoi arcieri maledetti. Ai! Misericordia. Sono dei pendagli da forca, avevi ragione, vipere della foresta. Ora che uniremo le nostre forze, Robin Hood non avrà più scampo. Adesso però bisogna pensare a Riccardo Cuor di Leone. È lui il pericolo maggiore. Tu sottovaluti Robin Hood. E dimentichi che mia figlia è nelle mani di quel bandito. Nelle braccia di Sir Alan Clare. E sono convinto che la sua posizione non è affatto preoccupante. Insisto invece che debba essere Riccardo il nostro primo obiettivo. Riccardo non è così temibile come credi. Potrà contare su pochi uomini. Quando è sbarcato aveva 50 uomini. In 3 giorni sono diventati 300. Diventeranno 3.000 se non lo affrontiamo subito. Affrontare il re? Ma sei impazzito? Lo affronteremo in campo aperto. Quando Giovanni si sarà unito a noi, avremo un rapporto di forze da 3-1 in nostro favore. Ma possiamo fidarci di Giovanni? Beh... questa domanda dovrebbe farsela lui nei tuoi confronti. Perché nei tuoi no? Le elezioni truccate sono opera tua. E l'affare Brown? E i 100.000 ducati? Comunque sia, Giovanni ha poco da scegliere all'infuori della nostra alleanza. Dopo tanta attesa è giunta la nostra ora. Elvin, Goodman e altri traditori si sono schierati con Giovanni. Tra poche ore ci sarà battaglia. Riccardo è solo contro tutti, ma noi saremo con lui. Viva Riccardo! Viva! Evviva! Allinearsi su 3.000! Confesso che avrei preferito porre l'assedio al castello di Nottingham. Mio fratello non è un'aquila, ma i suoi compari la sanno lunga se hanno scelto il campo aperto. Sire, voi sapete che la nostra cavalleria pesante è fortissima in campo aperto. Se ci concederanno spazio sufficiente. Certo. Il terreno li favorisce e sono il doppio di noi. Combatteremo fino alla vittoria, maestà. Il futuro del nostro paese dipende dall'esito di questa battaglia. E interverrà al segnale convenuto. Non appena la Sir Elvin, il principe Giovanni
marcia con le sue truppe a 40 miglia da Nottingham. Sarà qui questa notte. Bene. Riassumendo, voi, Sir Blackman, prenderete il comando della fanteria. Disporrete le vostre truppe in formazione serrata all'estremità della valle, coperto sulle ali dalla cavalleria di Sir Elvin. Il nostro piano è semplice e sicuro. Attireremo l'esercito di Riccardo come se ci disponessimo a un attacco frontale. Ma non saremo noi a prendere l'iniziativa. Naturalmente. Io, con il grosso della mia cavalleria, sarò nascosto nella boscaglia alla destra dello schieramento avversario, così che... Interverrai di sorpresa con un urto massiccio sul fianco non appena Riccardo inizierà la sua manovra frontale. Esatto. Già. Al resto penserà il principe Giovanni. Questa notte, appena sarà tramontata la luna, una parte delle sue truppe si porterà alle spalle del nemico e interverrà al segnale tra noi convenuto. Bene. Per concludere, signori... Il buon Riccardo si troverà improvvisamente investito sul fianco e sulla retroguardia. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Tutto chiaro. Chiarissimo. Sir Osborne, questa è la strada che va a Sherwood. Appena calerà la luce, porterete i vostri cavalieri alle spalle dello schieramento di Riccardo. A 10 miglia da qui troverete un bivio. Sarà fatto, maestà. Avanti! Forza, lumaconi! Lavorate! Lavorate! Ehi tu, al lavoro anche tu, forza, forza! Forza, ragazzi! Deve essere pronto tutto entro un'ora! Avete capito? Tartarughe! Lavorate! Sbrigatevi! Avanti, fate presto, marmotte, fate presto! Siamo spariti, signore! Povero idiota, ti farò squartare! Siete dei carretini! Sono 6 ore che stiamo camminando! Vorrei proprio sapere dove si trova questo bivio maledetto! Attenzione, ve lo mando! Prendetelo vivo, lo vorrò impiccare! Avanti, che cosa aspettate? Droni codardi! Fermi, siete circondati! Non perdiamo la calma, carica! Avanti, maledetti! Branco di conigli, vi farò imparare! Carica! In trappola! Gettiamo le armi! Ci arrendiamo! Sulle armi! E ora filate, pezzi! E adesso viene il bello! Segnale. Non è giusto. Non è giusto che ci lasciano qui senza far niente. Anche così si collabora ad una vittoria, ragazza mia. Io vado a combattere. Ferma. Bambina, non mi fate perdere le staffe invece di far chiacchiere. Su, avanti, diamoci da fare. Bene, e ora segnalate a Goodman. Subito. Benone,
Tra poco ci divertiremo. Guardate là, eccellenza. Che cosa? Quegli alberi, eccellenza. Ieri sera non c'erano. Siete ubriaco o avete dormito male questa notte? È l'emozione, eccellenza. Meno male che sei arrivato, Robin. Io non sono nato per fare il generale. È venuto il momento di saldare il conto. Sì, sta. Sir Glendal, disponete le truppe per l'attacco. Subito. In linea! Schierarsi! Avanti! Seguitemi! Perfetto. Crociati! Ma sta, guardate il bosco. Goodman ci ha giocati. Chi sono quei prodi? Ignoro, questa io non capisco. Straordinario. Diavolo, è Robin Hood. Il segnale. Sgombro, datti da fare. Basta, forza. Pronti ad attaccare! Fino in cargo! Maledizione! Osborn si è addormentato! Cosa aspetta ad intervenire? Tra poco li avremo tutti addosso! Avanti!
Nottingham! No! 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 Portatemi da Riccardo! No, abbiamo vinto! Andiamo, ragazzi! Vittoria completa, sì! Ecco l'usurpatore! Hai tradito, ma ti salvo la vita perché sei sangue del mio sangue. Ridategli la spada! Sì, guardate. Su, avanti. Maestà, mi chiamo Robin Hood e questi sono i miei uomini. Robin Hood, senza il tuo aiuto non avremmo vinto questa battaglia. Il tuo re ti ringrazia per quello che hai fatto. Robin Hood, tu sei un valoroso e Riccardo Cuor di Leone sarà fiero di averti fra i suoi ufficiali, magari con tutti i tuoi arcieri. Non nego che il ruolo da te assunto in questi anni abbia il suo fascino, ma non si addice più a Robin Hood. Per mio sacro volere unico, è vero duca di Nottingham. Viva Robin Hood! Viva Robin Hood! Viva Robin Hood! Viva Riccardo! Viva! Robin! Robin! Silenzio. Anna! 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 Addio, Robin!